Allora, Banano, ti sei ripreso dalla caduta? Sì, grazie, Ned. Comunque, spiegami cosa è accaduto. Qualcuno era a conoscenza del tesoro. Un certo Jack Monellos. Se non glielo consegneremo, non rivedremo mai più Charlie e Black. Aspetta un momento, Ned. Il foglio non diceva nulla su Black. Ma anche lui è sparito. Probabilmente li ha seguiti mentre lo portavano via. Avrà tentato di salvare Charlie e non ce l'ha fatta. Quindi hanno preso pure lui. E quindi mi stai dicendo che dobbiamo consegnare il tesoro? Dopo tutto quello che abbiamo fatto, mi devo tenere questo bernoccolo senza alcun motivo? Non possiamo abbandonare il nostro amico. Banano, per te avremmo fatto lo stesso. Beh, questo mi sembra logico. Di certo non l'avresti fatto per Drillo. Ehi, che dici? Non starlo a sentire, Drillo. Comunque, è quasi ora. Andiamo a incontrare Jack Monellos e riprendiamoci i nostri amici. Beh, sono le 8 e 3 minuti. Secondo me questo non si presenta. Direi che possiamo tenerci il tesoro, Eccolo, sta arrivando. eh? Buonasera, scusate l'intrusione. Monellos. Ah, finalmente ci incontriamo, caro Ranger Ned. Piacere di conoscerti. Io sono Jack Monellos. Capirai perfettamente se mi rifiuto di stringerti la mano. Ah, un damerino come te rifiuta un gesto di cortesia? Il saluto non si nega a nessuno, lo sai questo? Dove sono i miei amici? Calma, calma, speravo facessimo almeno due chiacchiere. Non voglio sapere niente su di te. Se sei stato così codardo da rapire un povero elefantino indifeso, non è difficile pensare che tipo di persona tu sia. Ma mica l'ho rapito io! Come no? La lettera era firmata da te! Chiaro, ma vedi, io do gli ordini, ma sono i miei scagnozzi che eseguono. Parli di quelle due stupide scimmie? Non solo, la mia squadra nasconde numerose sorprese. Diglielo, Black! Oh, cavolo! Non posso crederci. Black, ci hai tradito! Non è che sia così tanto stupito. Mettete mi piace al video se non lo siete nemmeno voi, gente. Vigliacco, ti credevo nostro amico! Caro piccolo Ranger, tu e questa cosa dell'amicizia, quanto sei ingenuo! Ma sei davvero convinto che il mondo vada avanti perché ci si vuole bene? Non ne sono convinto. Lo so e basta. E come mi spieghi allora che il tuo amico ha deciso di aiutarmi appena gli ho detto che gli avrei dato una parte sostanziosa del tesoro? Pensavi veramente che avesse lottato con quel leone solo per proteggervi? Black, è vero quello che sta dicendo? Ecco, in parte diciamo che... Gli avevo chiesto di distrarvi per sgraffignare la mappa e devo dire che la sua messa in scena è stata da Oscar. Ha persino rischiato di farsi uccidere da quel leone. Complimenti, Black, complimenti. Ok, ho sentito abbastanza. Prendetevi questo maledetto tesoro. Ma prima voglio vedere Charlie. Benissimo. Ragazzi? Ok, bene ragazzi. E adesso vediamo cosa c'è dentro questo tesoro. Bobo, Bubu, aprite il forziere. Ehi, niente male per essere delle scimmie. Ehi! Ehi, che cos'è? Uno scherzo! Ma è vuoto! L'inutilità di questa avventura non finisce mai di stupirmi. Chiudete tutto, gente! Cambiate serie! Andate a guardare le nuove avventure di Arex e Vastatore, che è meglio! Maledetto! Credi di essere simpatico, Ned? Volevi fregarmi? Tira fuori il tesoro! Jack, non sapevo fosse vuoto, ti giuro! Non prendermi in giro! Che vuoi fregare? Anche tu sei come me! Anche tu faresti di tutto per la ricchezza! Se posso permettermi, signor Monellos, questa descrizione non ha niente a che vedere con Ned. È molto più vicina a quella di Drillo, però. Ma
che dici? Mi avete stufato! Come avevo detto, niente tesoro, niente elefantino! Liberalo subito! Addio, Ranger! Vieni con me, Charlie. Pantera maledetta! Cosa stai facendo? Sei un traditore due volte! Tutto bene, Charlie? Sì, Ned, sta bene! Due quelle scimmie cretine, andate immediatamente via, se non volete vedervela con me. Sei patetico! Appena hai scoperto che il tesoro ce l'hanno loro, hai cambiato bandiera! Mi vergogno di quello che ho fatto, di aver abbandonato i miei amici e averli messi in pericolo. Un tempo avrei pensato solo a me stesso, ma adesso che ho qualcuno accanto a me, preferisco pensare agli altri. Banano, non starai mica piangendo! No, no, è che mi è entrata una banana nell'occhio! Non merito di essere perdonato per quello che ho fatto, ma voglio rimediare ai miei errori. Black! Black, il melodramma si taglia a fette! Proprio come te! Questo è quello che succede quando ci si mette contro di me! Oh no, Black! Ned, scusami tanto! Black, resisti! Andrà tutto bene! Andiamo via, ragazzi! Tutte queste emozioni finiranno per farmi diventare un sacchetto di zucchero! Tu non ti muovi! Cavolo, non ho mai visto Ned così arrabbiato! Beh, forse una volta quando avevo fatto la cacca nella sua auto nuova. Cosa hai intenzione di fare? Mi vuoi abbracciare fino allo sfinimento? Molto bene. Allora fatti sotto, Ranger. Ciao ragazzi, grazie per aver visto questo episodio. Ci vediamo presto con la conclusione di questa lunga avventura. Se volete iscrivervi al canale Power, vi ricordo che dovete cliccare qua a sinistra. Se invece volete vedere altri video, dovete cliccare qua a destra. A prestissimo, mi raccomando, non perdetevi l'ultima puntata! Ciao, ciao!